Se non fosse stato per un commento che ho ricevuto su Instagram, probabilmente non mi sarei rigiocato la storia di Nazume Eleven Victory Road per PlayStation 5 e Steam. Addirittura 30-40 minuti di scene inedite, pensavo ci fosse una semplice lotta extra, dico vabbè che serve rigiocarla, invece no, in confronto a una semplice lotta ho trovato oro. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, benvenuti in questo nuovo video e nuova analisi su Nazume Eleven Victory Road per PlayStation 5 e Steam. L'avrei fatta comunque questa analisi, ma non sarebbe stata così approfondita se non fosse stato appunto per quel commento su Instagram. Insomma, 30-40 minuti di scene inedite non sono poche e in questo video verso la fine parlerò anche della release del gioco, la possibile data e anche la possibile data del Level 5 Vision a chi Hiroino si vuole male. Ma comunque procediamo. Le prime due cose di cui parlerò saranno la resa grafica e i frame a secondo, perché quelli interessano la maggior parte dei videogiocatori. Resa grafica eccellente, raggiunge 4K senza problemi, e frame a secondo 60 stabili. Non li ritengo importantissimi, grafica e frame a secondo, non fanno quelli un buon videogioco, ma dato che interessano la maggior parte ce li siamo tolti dai piedi. Parliamo ora degli elementi a schermo e anche come sono resi. Sono resi nettamente meglio rispetto a quelli di Nintendo Switch, e la cosa che però mi ha lasciato stranito di tutto quanto questo ambaradan di cose è proprio la storia. Ed è questo quello di cui voglio parlarvi oggi, perché se non mi fossi rigiocato la storia avrei solo detto ok, il PC è più performante, ciao a tutti. La storia è più lunga rispetto a quella che abbiamo su Nintendo Switch e non ne capisco il motivo. Perché avere una versione castrata per Nintendo Switch ma più lunga per PlayStation 5 e Steam? Perché hanno atteso più tempo, ma hanno atteso più tempo proprio perché avete dovuto mettere queste cose. Ad ogni modo ne è valsa la pena. Per la demo di PlayStation 5 e Steam ci sono tante cose nuove, come ad esempio Cedric che va in squadra con Destin e con Briar, quindi si forma una squadra da tre con cui potete fare dei minigiochi. I minigiochi che servono ad aumentare appunto le statistiche dei personaggi, come quelli che c'erano nei vecchi Nazume Eleven. E stavolta il minigioco non richiede semplicemente premi A e il minigioco è fatto. Funziona un po' come quelli che c'erano sui Nazume Eleven Go Galaxy, dove devi un minimo destreggiarti con la palla per aumentare il tuo punteggio e quindi ricevere più punti a fine prova. Quindi si è più coinvolti nell'azione, ed è giusto così. E l'azione si svolge con il sistema sasso, carta, forbice. Quindi quando nello scorso video ho detto probabilmente verrà abolito o verrà usato di meno questo sistema carta, sasso, forbice, beh, non avevo tutti i torti, perché comunque sia, le partite si faranno. Quelle 5 contro 5, che secondo me sono 4 contro 4, dai trailer. E poi le partite ufficiali, ovviamente, 11 contro 11, come le amichevoli, che poi potrai sbloccare andando avanti nel gioco. E il sistema della morra cinese verrà usato per i minigiochi, che non è male come idea. Certo, premere A è più facile e lasciare tutto al caso, fai lì 5 secondi e hai risolto tutto, invece qui devi spenderci un po' più di tempo, devi sconfiggere magari il nemico, tipo c'è questo minigioco dove devi sconfiggere le scale. Carino come idea, però un po' strana, ma è un modo per allenare i giocatori. E il livello dei giocatori su Nintendo Switch era massimo 5. Qui invece puoi arrivare anche oltre il livello 5 e avere vita facile contro i attacchioni che poi devi combattere con Briar, quei tre teppisti. Quindi ok, è più facile batterli. Inoltre devi anche cercare la sede del club di calcio. Certo, è solo un parla con punti X e poi trovi la sede. Però è carino che l'abbiano fatto, perché ti fa capire effettivamente che, oh, dal secondo capitolo giochi a calcio, non ti lamentare di morra cinese ora. Da secondo si trotta e via, amico mio. È quello che vogliamo, giocare a calcio. Poi ci sono altre scene animate, ci sono altri dialoghi, ci sono altri incontri, altre sfide. È davvero pregna di contenuti questa demo. E parlando poi della data di uscita del gioco, c'è una scena all'interno del gioco dove si vede che Cedric sta leggendo probabilmente Koro Koro o qualche magazine di anime e manga, e c'è una data, 8-18, che sarebbe 18 agosto per noi occidentali. Per noi europei più che occidentali in generale. Cosa può intendere con 18-8? La data di uscita del gioco? No. La data di uscita del gioco la vedo altamente improbabile, il 18 agosto è domenica.
un gioco che esce di domenica è improbabile, mai dire mai, ma non è assolutamente la data del gioco di Inazuma Eleven Victory Road. E non penso neanche che esca quest'anno, rimango convinto della mia idea che uscirà nel 2025. A ottobre esce Fantasy Life, non possono far uscire a dicembre un altro gioco level 5, ci sarebbe troppo poco tempo di distacco tra i due. È vero che Fantasy Life non è un gioco che giocheranno tanti, ma molti lo prenderanno, quindi si danno quello spazio di tempo per far uscire Fantasy Life, e nel 2025, forse nei primi 6 mesi del 2025, secondo me più agosto 2025, uscirà il nuovo Inazuma Eleven Victory Road. Ma perché? Perché comunque sia, due giochi level 5 in un anno hanno già saturato il mercato. Sono troppi due giochi, figurati farne uscire un terzo. Felicissimo di essere smentito, poi se esce prima, giochiamo prima, non è un problema, anzi sono solo che contento. Però, logicamente parlando, secondo me il 2025 è la data più probabile e questo probabilmente farà slittare anche Layton. Ma allora, 18.8, cosa può essere? La data del Level 5 Vision. E mo un attimino qui una spiegazione urge. Perché 18 agosto Level 5 Vision? Una domenica? È possibile che ci sia un evento di domenica? Sì, tanti fanno eventi di domenica, non vedo perché non possa farlo Level 5. Il punto è che il 18 agosto c'è la finale del mondiale Pokémon. Pokémon in confronto al Level 5 è tipo il gigante immenso e il Level 5 è lì che lo guarda e dice mo so cazzi miei. Io non penso che Akira Ino la sera torna a casa dalla moglie e si fa fare pratiche sadomaso, a meno che non gli piacciono e quindi pubblica il Level 5 Vision di domenica, durante la finale dei Pokémon. Cioè, è assurdo, però è la cosa più plausibile, a meno che hanno messo due numeri a caso e hanno detto va bene così, non significano niente, non fatevi strane idee. Perché no? Potrebbero anche averlo fatto, niente glielo vieta. Mi sembra di aver trattato tutti quanti i nuovi punti che sono stati aggiunti al gioco, quindi buona così amici miei. Io vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!